Buongiorno a tutti, sono Alex e con questa breve guida volevo mostrarvi il menu di una Sony A6300 e come funziona appunto una Sony, come meglio usare una Sony A6300 nella modalità video. Allora, in questo momento abbiamo una Sony A6300 con un power bank collegato all'USB e un Blackmagic Video Assist collegato via HDMI col quale stiamo registrando appunto il monitor. Per una breve premessa, sto tenendo in HD perché se metto in 4K la camera non posso registrare le informazioni del menu, quindi rimaniamo in HD a 50p per comodità, appunto, per mostrarvi appunto la camera come si comporta e quali opzioni dobbiamo scegliere e non scegliere. Allora, veniamo al menu Sony. Come potete vedere, qua abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartelle con sotto varie pagine per ogni cartella. Partiamo dalla prima e dalla seconda, che a mio parere per il video sono le più importanti. Quindi andiamo subito a visualizzare la prima pagina. È una pagina prettamente per foto, potete scegliere l'aspect ratio che io per comodità lascio 3 mezzi, poiché quando noi andiamo sulla rotella sotto la voce video e premiamo REC abbiamo già un'immagine a 16 noni e comunque ce l'avremo sempre a 16 noni quando registriamo video. Ok, detto questo passiamo alla pagina numero 2 della prima cartella e qui, come vedete, potete scegliere già il formato che a voi interessa di più. Io consiglio l'XAVCS su tutti, abbiamo anche la VCHD e la MP4, ma quello con la qualità maggiore appunto è l'XAVCS. Il 4K, ovviamente adesso è andata via l'immagine, potete scegliere a 25p se stiamo girando in PAL, mentre in HD potete scegliere varie opzioni, tra cui il 50p, il 25p e il 100p. Il 100p, come vedete, ha due modi, 100 megabit o 60 megabit, idem per il 4K 25p. Cosa vuol dire? Che il 100 megabit ovviamente è meno compresso, quindi il vostro computer avrà meno farà meno fatica a montare i vostri file, a gestire i vostri file, scusate. Mentre il 60 mega è più compresso, quindi avrete un po' più di difficoltà. Ovviamente meno compressione c'è e più qualità abbiamo. Quindi, per comodità, io con questa camera personalmente girerei o a 1080 50p e 100p se vi serve lo slow motion. Mentre se vi serve un 25p, ahimè, io girerei in 4K perché la qualità aumenta notevolmente. Vedrete proprio la differenza tra un file e un altro. Anche se montate in HD, il mio consiglio è di girare sempre in 4K. Ovviamente poi, se volete fare degli slow motion, tanto vale per forza girare in 50p finché Sony non crei un 4K 50. Per il momento comunque rimaniamo su 50p. Ok, HFR setting è personalizzabile, cioè è utilizzabile, diciamo, solo se si gira in NTSC e non è altro che una funzione con cui noi, registrando a 100p, abbiamo già un file in slow motion in camera, però ha una condizione, cioè quella di avere meno qualità. Ok, queste sono le due voci che ci interessano nella seconda pagina del primo gruppo. Andiamo alla terza pagina e qui avremo già due voci interessantissime che sono il focus mode e il focus area. Cosa significa? Innanzitutto cominciamo col focus mode. Abbiamo la possibilità di usare due modalità in video, l'autofuoco continuo e il fuoco manuale. In questo caso stiamo montando un Sigma 30 mm
F1.4DN, che è una lente nativa Sony, quindi ha un attacco Sony E che sta per Sony APS-C, mentre gli attacchi Sony FE stanno per Sony Full Frame. In questo caso è un'ottica compatibile al 100% con Sony, ha l'autofocus continuo, ha il riconoscimento volti, ha praticamente l'eye focus e tutte le funzioni che hai con una lente Sony. Ovviamente il mio consiglio è di usare lenti Sony per avere il massimo della compatibilità con le varie ottiche e diciamo anche avere il massimo delle prestazioni, appunto, poiché un'ottica Sony con autofocus si comporta sicuramente meglio di un'ottica compatibile. Comunque, provando un po' queste 30 1.4, non mi sembra affatto male, anche se non è a livello magari di un 24 1.8 o un 35 1.8. Poi dipende uno cosa cerca da una lente, perché cosa la prende, perché messaggio vuole dare al video in base alla lente. Vabbè, ma quello ci arriviamo dopo. Adesso concentriamoci sull'autofocus continuo, appunto. Quindi se noi giriamo con l'autofocus continuo decideremo poi che zona scegliere per utilizzare il nostro autofocus. Appunto, io mi baserei su queste prime tre voci, queste qua, diciamo, dello spot eccetera, le userei solo in foto, sono molto comode, mentre in video io personalmente preferisco il fuoco a zona. Come vedete, lui, la camera, va a concentrarsi sulla parte centrale. Dipende noi che zona vogliamo utilizzare del fuoco, appunto, ed è ovviamente più preciso di come potrebbe esserlo con il fuoco a zona. Poi se a noi interessa il fuoco centrale, ancora meglio, sarà ancora più preciso. Comunque, per chi gira con gimbal e ottiche Sony, io andrei sul fuoco a zona. Perfetto. Bene. Poi le voci che vedete off, non vi sto neanche a spiegare perché le metto off, lasciamole direttamente così, che facciamo prima, vi spiego le parti diciamo più importanti per settare meglio la vostra 6003. Allora, questa invece non è altro che la velocità dell'autofocus, e qui sta a voi, va a gusti, e più che a gusti va in base alla scena che dovete riprendere, perché ci sono scene in cui vogliamo un autofocus molto veloce, scene in cui magari lo vogliamo normale o addirittura lento. Io di solito con le lenti Sony lo lascio su normale. Adesso stavo testando ieri questo Sigma 30 e vedo che comunque l'autofocus dà un po' di problemi quando si accavallano gli oggetti, è un po' troppo, per i miei gusti, un po' troppo, come si può dire, un po' troppo nervoso, parte un po' troppo scattante, diciamo. E adesso ho provato a metterlo appunto su slow, cioè su lento, per cercare di avere, diciamo, delle transizioni un po' più dolci, ok? Comunque, normalmente con una lente Sony io starei sul normale, che mi sembra una buona via di mezzo. Poi, ripeto, dipende sia dalla lente che avete montata che dalla ripresa che dovete fare. Il track sense non è altro che l'inseguimento. Anche qui sta a voi decidere se volete seguire un soggetto. Lui lo seguirà molto velocemente o addirittura lento. Anche qui dipende da che cosa stiamo riprendendo, eccetera. Gli ISO sono selezionabili o dal menu o dalla rotella, cliccando col tasto destro sulla rotella e andando poi a roteare appunto la rotella e scegliere che tipo di ISO vogliamo. Noi adesso siamo in modalità video, in Cine 2. In Cine 2 abbiamo la possibilità di scendere fino a 100 ISO, in Cine 4 a 200, mentre, come potete vedere, in S-Log, questo è il 3 e questo è l'S-Log 2, per esempio mettiamo l'S-Log 3, dobbiamo stare per forza su 800 ISO,
di sotto non possiamo più, non possiamo andare. Ok, bene, torniamo un attimo su Cine 2, adesso il 3 lo vediamo dopo. Adesso andiamo avanti. Il metering mode non è altro che l'esposizione. Se decidete di fare multiesposizione, lui farà, diciamo, una specie di calcolo tra l'esposizione attorno ai lati, diciamo, e l'esposizione al centro. Farà lui la compensazione e vi uscirà il valore che vedete lì in basso, meno 1 punto dispari, altrimenti al centro. Ok, e lui va a fare l'esposizione nella parte centrale, quindi come vedrete i valori cambiano in base a come ci muoviamo. Perfetto. Mentre anche Spot farà un calcolo seguendo il pallino che vedete in mezzo. Ok, white balance. Io in questo momento lo sto usando in automatico. Abbiamo varie possibilità come il giorno e l'ombra, nuvoloso, incandescente, bianco caldo, bianco freddo, bianco caldo, daylight. Questo non è altro che un altro automatico praticamente, e qui potete voi cambiare il vostro piacimento di 100k, una step di 100k. Poi abbiamo tre bianchi personalizzabili. Come si fa a personalizzare il bianco? Adesso ve lo spiego. Prima volevo spiegarvi brevemente come settare il bianco manualmente. Quindi mettiamo caso, noi vogliamo stare sui 5.5K, ok? Vedete che sulla destra c'è una freccia, cliccando la rotella sulla destra possiamo addirittura andare a scegliere la tonalità sulla quale vogliamo rimanere. Quindi se vogliamo stare più sul blu, sul giallo, cioè scusate, sul rosso, sul giallo, sul verde o sul blu, qua sta a voi decidere quale è meglio utilizzare. E in questo caso avremo il bianco da noi preferibile. Se vogliamo avere tre tipi di custom white balance, in video non possiamo settarli, dobbiamo andare in modalità foto. Vediamo un attimo. Eccoci qua, tornati dal video, mi sa che l'ha cambiato, rimaniamo su un automatico per comodità. Perfetto, adesso Picture Effect e Picture Profile. Cosa sono? La Sony A7III ha la possibilità di avere diversi profili, di utilizzare diversi profili. Adesso andiamo a vederne qualcuno. PP off è quello che utilizzo maggiormente per le foto, quindi se andiamo, scusate, vado un attimo, eccolo qua, Creative Style è utilizzabile solo se mettiamo su PP off, altrimenti ci viene oscurato. Io lo uso molto per le foto, anche se poi anche se mettiamo in bianco e nero per esempio, comunque non avremo il nostro file RAW
rimarrà comunque lo stesso, anche se scattiamo in bianco e nero, diciamo che ci serve per appunto, magari se vogliamo gestire ombre e luci abbiamo questa possibilità. Comunque il file RAW verrà registrato non in bianco e nero ma normale. In video invece verrà appunto così come lo decidiamo noi, quindi profilo standard, vivido, neutrale, clear, deep, light, portrait, landscape, sunset, night scene, autumn leaves, black and white, seppia e così via. Sono gli stessi praticamente. Allora, poi abbiamo la possibilità anche di andare a gestire il contrasto, quindi magari abbassarlo per poi alzarlo in post produzione, la saturazione idem, e il dettaglio, sharpness, la nitidezza. Il più utilizzato, diciamo il più gettonato da tutti, è -3, 0, -3. Questo è un esempio di quello che facevamo comunque con la Canon, per esempio con la 5D Mark II, Mark III, con la 7D si usava prendere il profilo standard e abbassarlo di nitidezza e contrasto. La Sony però ha introdotto una novità, e cioè ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 profili personalizzabili. Cosa vuol dire? Andiamo a vederne una a caso. Il PP1 prendiamo per esempio, io ho settato come gamma movie, non è altro che una ripresa normalissima, standard. Se non si vogliono avere i colori alterati, non si vogliono immagini troppo flat, diciamo un file già pronto, movie non è affatto male come impostazione. Sul 2 ho impostato il Cine 2 col color mode ESG gamut traccine, il black level l'ho alzato un po' per aprire un po' i neri, e poi ho abbassato un po' il dettaglio a -5. Ok, questo diciamo è uno di quei pitch profile che uso maggiormente, altrimenti andiamo a vedere, possiamo cambiarne di vari. Come vedete abbiamo ITU 709, 800%, S-Log2, S-Log3, Movie, Still, Cine 1, Cine 2, Cine 3 e Cine 4. Okay. Anche il Cine 4 è un picture profile molto utilizzato. Di solito le persone non vanno a toccare la maggior parte dei parametri, se non abbassare a -7 il dettaglio e andare a scegliere il proprio color mode preferito. Quindi, come potete vedere dietro di voi, vedete che a ogni cambio di color mode corrisponde un colore diverso. Io il consiglio che vi do è smanettare un po' con tutti, sia picture profile che color mode, appunto, cioè scusate, le gamma che i color mode, e poi andare dopo in post produzione in fase di color correction e valutare quale è quello più adatto a voi, il quale vi trovate meglio. Che ne so, avete un lavoro in cui non avete tempo di fare color, vi sconsiglio di usare il Cine 2, il Cine 4, l'S-Log, cioè tanto vale veramente che girate o in PP off o in movie, per dire, o magari anche magari utilizzando il Pro, il Cinema, dipende da voi. Io mi trovo bene col Cine 2 o il Cine 4 e scamo 3 Cine. Anche l'S-Log 2, devo dire che l'S-Log 2 e l'S-Log 3 non mi dispiacciono affatto, ma vi assicuro che in post produzione è un po' difficilino andare a fare la color correction, anche se, come potete vedere con l'S-Log 3, le informazioni sono veramente tante, sia nelle ombre che negli highlights. Noi in questo caso abbiamo un filtro ND montato, come vedete io posso andare a chiudere o aprire. Ok, ovviamente noteremo magari più rumore,
che in altri picture profile. Infatti il CD2 è quello più consigliato per avere meno rumore possibile e con la possibilità appunto di scendere con gli ISO fino a 200 ISO, a 100 ISO, scusate, CD4 sono 200 ISO. Ok, sui picture profile penso di avervi spiegato tutto. Torniamo a come eravamo prima col CD2. Ok, io l'ho messo PP2, però potete cambiare come vi pare a voi, ne avete 9, quindi fate vobis. Il picture effect invece, come vedete, è una tamarrata pazzesca, quindi tanto vale tenerlo su off. Perfetto. Poi questa pagina non è male, una bella pagina importante, come potete vedere. Ok, NR significa noise reduction, ok, quindi è una riduzione del rumore. Perfetto. Cosa vuol dire? Quindi le lunghe esposizioni, vabbè, immagino, presumo siano per le foto, mentre gli high ISO sono per quando teniamo gli ISO alti, appunto. Io preferisco lasciare su off perché preferisco farlo dopo questa azione. È sempre meglio agire in post produzione piuttosto che in camera. Comunque siete liberi di fare come vi pare voi. Poi lo smile face detection non è altro che l'autofocus. Ok, voi cosa fate? Potete innanzitutto registrare delle facce, dei visi, che dopo vi farò vedere come si fa, e dire alla macchina appunto di seguirli. Quindi cosa succede? Quando voi avrete fatto la foto al vostro bel viso, al vostro personaggio, e volete seguirlo, la camera ve lo seguirà lei, quando ce l'avete davanti, finché non esce dall'inquadratura. Quindi darà la precedenza a quel viso lì, piuttosto che ad altri. Ok? Ed è molto utile per molte situazioni. Ok, poi focus magnifier, eccolo qui, è una funzione molto utile per mettere a fuoco, appunto, io non so questo sigma ma cosa sta mettendo a fuoco. In fuoco manuale veramente inutilizzabile questo obiettivo, a me i focus by wire non mi fanno tanto impazzire. Cerco di mettere a fuoco quello magnify, scusate, niente proprio, è proprio una roba indegna. Vabbè, comunque torniamo a noi. E bene impostare il focus magnifier sul tasto C2, come potete vedere in basso nella vostra camera. Quindi cliccando col dito su C2 vi apparirà fuori questa finestrella, ok? Cliccando col tasto centrale dove c'è la rotella andrete a ingrandire, dopodiché con la rotella potete spostarvi a sinistra, a destra, su, giù, dove vi pare, e andare a mettere a fuoco. Dopodiché premete il tasto dello scatto per tornare nella schermata iniziale e andare a registrare. Perfetto. Lo zoom invece che cos'è? Lo zoom non è altro che uno zoom appunto in digitale. Ci sono tre tipi di zoom. Voi inizialmente nella camera dovreste averlo disattivato. Io prima avevo attivato la funzione zoom, che adesso vado a cercare, eccola qua. Troverete a pagina 3 del secondo gruppo, zoom setting. Avete tre tipi di zoom: l'optical zoom, il clear image zoom e il digital zoom. Perché il clear image zoom? Il clear image zoom, appunto, o in italiano zoom in nitidezza, è il migliore dei tre, perché va ad utilizzare tutti quanti i pixel del sensore. Quindi il sensore fa una media matematica in base a quanto voi ingrandite una scena, appunto, e va a fare appunto lui un'interpolazione, non so come chiamarla, io non sono un esperto. Comunque la qualità è veramente notevole. Come potete vedere sto zoomando del 2x30 mm e abbiamo un'immagine comunque molto utilizzabile, non è per niente sgranata. Ok, che adesso siamo a 50p e
l'HD della 6003 non è proprio uno dei migliori HD, però se voi provate a farla in 4K noterete veramente che la perdita è veramente minima, se non quasi nulla, ed è molto comoda. Quindi noi possiamo andare avanti sia di 1.4 e 2 alla volta, o addirittura col tasto destro andare su di 0.1 alla volta. Quindi cosa serve anche questa funzione? Mettiamo caso che abbiamo una full frame, per esempio tipo la Sony A7S2, che come tutti sappiamo in 4K non registra in APS-C. Ok, quindi se vogliamo girare in 4K con un'ottica APS-C non facciamo altro che attivare lo zoom in nitidezza e portarlo a 1.3/1.4, già dovrebbe bastare per leggere tutta quanta l'ottica APS-C. Idem se vogliamo usare appunto, che ne so, la 7R2, siccome secondo me in full frame in HD registra meglio che in APS-C e vogliamo usare l'ottica APS-C, andremo ad ingrandire appunto la lente. Perfetto, quindi sta a voi decidere che tasto assegnare veloce poi alla camera per andare sullo zoom, ed ecco qua questa bellissima funzione molto utile che non tutte le camere hanno, anzi forse non ce l'ha praticamente nessuno. Poi la pagina 7 la saltiamo, andiamo sulla pagina 8. Anche qui abbiamo l'audio recording, appunto se registrare o no, il livello, ok. Il consiglio che vi do quando registrate con microfoni esterni è mettere a 2 o 1, ok. Noise reduction non è altro che il rumore, toglie il rumore del vento. Poi abbiamo la memory, praticamente noi con i tasti che vedete sulla rotella 2 e 1 possiamo personalizzare la camera con delle impostazioni. Quindi possiamo impostare per esempio sul tasto 2, sul tasto 1 e 1080-50p a 1/50, f1.4, 100 ISO, bla 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 bla. Mentre sul 2 per esempio possiamo mettere 4K50, 50p, 1/100 è meglio, vabbè, adesso facendo un esempio. E mentre appunto, scusate, dicevo in 4K possiamo mettere 4K25 in 1/50, il PP, cioè il picture profile, il fuoco e tutto quanto così via. È una funzione molto utile, ma che io non utilizzo tanto, poi anche lì sta a voi. Poi abbiamo lo zebra, che è attivabile sia dal menu che dal tasto veloce, e ci va a far vedere le aree sovraesposte, ok. Il manual focus assist, che cos'è? Non è altro che un aiutante del fuoco, quindi quando andremo a zoomare, se non sbaglio funziona in foto questo manual focus assist, appunto. Andiamo avanti, marker display sono i non so perché, ma non mi fa vedere certe cose. Vai a capire perché. Vabbè, saltiamole. Comunque sono due voci molto importanti queste. Non so perché non ve lo fa vedere. Non ci fa vedere niente. Andiamo avanti. Il picking, come potete vedere, se si vede, ma mi sa che non si vede neanche il picking. Vabbè, perfetto. Andiamo avanti. Qua c'è il clear image zoom, come vi dicevo. Andiamo avanti ancora.
Thunder Rate, potete sceglierne di due tipi. 100 fps si raccomanda più che altro per le foto. Ok, qua mettiamo enable, altrimenti non potete registrare con ottiche manuali. L'autofuoco continuo, qua sta a voi decidere quale mettere. Avanti. Avanti. Questa funzione è molto importante perché potete personalizzare il tastino FN che vedete sopra la rotella, ok? E in base che sarebbe questo appunto. Quindi potete scegliere tutte le voci che volete e mettervele tutte quante in un unico menu. Le voci, queste sono tutte le voci che potete mettere nel tasto FN. E ne abbiamo tipo 10, 5 sopra e 5 sotto. E non è affatto, ma anzi scusate, 12, 6 sopra, 6 sotto. Ok. Custom key shot invece non è altro che la personalizzazione dei bottoni. Quindi noi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bottoni che possiamo personalizzare. Per bottone intendo anche la rotella in sé, ne ha già 4 per dire, quindi il tasto di sinistra è già un bottone, il tasto sopra, il tasto sotto, il tasto di destra sono altri bottoni, il tasto centrale è un altro bottone, quindi in base alle vostre esigenze potete settare la camera come meglio potete. A differenza della 6000, della 7S2, della 7R2, della 7, la 6003 non ha la rotella, ha una rotella in meno. Quindi il diaframma o i tempi sono selezionabili dalla rotella, come vedete, e da questa rotellina che vediamo sopra di fianco alla rotella dei programmi, appunto. Ok. Poi, Movie Button, Always. Forse meglio Movie Mode Only, così quando siamo in foto, anche se schiacciamo accidentalmente il tasto Rec, non parte in registrazione la camera, appunto. Ok, abbiamo finito le prime due pagine, che sono le più importanti, le prime due gruppi. Poi ricordatevi sempre di mettere Airplane Mode On per risparmiare corrente e batteria. Se poi dovete usare le app, giustamente dovete disattivarlo, ok? Qui entrerete in un nuovo mondo a voi sconosciuto, se non avete una camera tipo la Sony. Applicazioni. Poi nel quarto gruppo, quinto, scusate, avete delle immagini. Allora, qui invece nel quinto gruppo ci sono varie voci che salterei direttamente e andiamo all'ultima parte. Avete il Gamma Display Assist che potete metterlo anche su un tasto veloce e non è altro che un aiuto. E neanche questo si vede, perfetto, benissimo. Niente, non ve lo fa vedere, comunque non è altro che un aiuto, state generando un S-Log 2, un S-Log 3 che è talmente flat e col View Assist andrete praticamente ad avere un'immagine molto più contrastata e colorata, ovviamente più satura e vi aiuterà a esporre bene la vostra scena. Per esporla anche al meglio potete premere il tasto Display e andare a vedere l'istogramma. Nel frattempo mi si è accesa la spia del riscaldamento e vai, non si accende quasi mai, ma la 6003 come sapete si scalda molto facilmente, specialmente quando andate a smanettare col menu o registrate per tanto tempo. Vabbè, io vado avanti finché non si spegne, tanto non sto registrando dalla camera ma sto registrando da Blackmagic Video Assist. Il volume
il volume dei settaggi, appunto, quando mettiamo le cuffie dentro la camera, l'audio signal, io lo toglierei del tutto. Il tile menu anche non mi piace, lo tolgo. Ok. Qua scegliete se parlo o NTSC, il tuning mode, timecode setting, andiamo avanti, l'HDMI setting dipende se state registrando con un registratore esterno o anche solo il monitor, ok, e qui non lo sto a spiegare adesso, USB connection, mettiamo su auto in questo momento, come potete vedere io sto alimentando la camera con la batteria interna più un bank leggero, piccolo da 5000 mAh per diciamo caricare, tenere carica la batteria, cioè non è che vi va a caricare la batteria, vi tiene solo la batteria, ve la fa scaricare molto meno. Poi è questo power supply, scusate, va comunque. La lingua la scegliete da qua, io inglese perché non è una camera italiana. Date time setting, questa parte è molto importante. Se vi dovesse mai capitare di avere dei pixel bruciati nella camera, non fate altro che tirare giù la data di 2 mesi e magicamente il vostro pixel bruciato sparirà, perché la camera è settata per essere pulita ogni mese dai pixel morti. Quindi, se voi prima di girare fate questa operazione, non avrete mai quel problema di avere un pixel morto. Ok, quindi tirate giù di 2 mesi o tirate su di 2 mesi e spegnete la camera. Ok, aspettate 5-10 secondi finché non sentite un rumore particolare. Ok, quando la riaccendete invece ritornate alla data normale, cioè quella di oggi. Ok, rispegnete un'altra volta, vi farà ancora quel rumore e quindi la camera tirerà via tutti i pixel morti. Qua potete mettere il nome che più vi piace per le vostre foto, la versione del firmware. Mettiamo firmware. E adesso la lezione è finita. Spero vi sia stata un po' di aiuto, non dico molto, magari per niente, però per cominciare ad utilizzare una 6003 o una Sony Alpha in generale, penso che non è male come inizio. Scusate per il mio italiano un po' maccheronico, ma spero che il mio tutorial vi sia piaciuto. Cliccate mi piace e al prossimo tutorial, ragazzi. Ciao ciao!